quando nel 2014 circa è uscito Outlast, io l'ho skippato proprio, cioè, a piè pari, ho fatto un saltello e l'ho completamente lasciato perdere. Perché? Perché è il genere di giochi che non mi piace giocare, non che non mi piaccia perché non mi piace il gioco o il genere, non mi piace scappare e basta, cioè nel senso che mi mette ansia, di quell'ansia che proprio non ce la faccio, non, così come con altri giochi in realtà. Oggi siamo qui grazie agli stessi developer di Red Barrels che hanno programmato e ideato e creato di Outlast Trials. Siamo appunto a provare di Outlast Trials. Ho già fatto il tutorial con un grosso rischio mutande da cambiare. Io mi cago addosso, ve lo dico già da adesso, quindi non so come andrà a finire. Probabile anche che il mio gameplay sarà io che sto in un angolo rannicchiato al buio in silenzio. Però volevo fare almeno la prima partita online vera e propria insieme in video, prima di magari dire anche cosa ne penso del gioco, perché ovviamente questa è una review copy, quindi lo diciamo che è una review copy. E non sono obbligato a parlarne bene, sono obbligato semplicemente a parlarne. E quindi perché non farlo insieme? Perché non provarlo insieme per la prima vera partita in multiplayer? Non so il quantitativo di giocatori, quello era il mio personaggio. Questo in teoria è la lobby. Io che devo abbassare il volume perché sennò mi ammazzo a sto giro, veramente ci lascio le penne. Se muoio, ragazzi, niente, il video non esce. Oppure esce, lo faccio uscire, vediamo un po', insomma, come fare. Qui c'è un giocatore. Comunque, questa è la lobby. Qui si fanno le cose molto brutte. Da quello che ho capito è tipo un Outlast, ma col multiplayer. Quindi tecnicamente ci saranno delle mini micro campagne con delle cose da fare, e le dovremo portare avanti insieme ad altri giocatori, sperando di riuscire a trovare giocatori molto abili, perché io veramente non... Procediamo alla navetta, dai. Dov'è il mio tizio? Dov'è il tizio che dovrebbe... Non c'è il tizio. Eh sì, ma proprio abbandonato. E vabbè, raga, la faccio da solo, che vedevo di... Sarebbe multiplayer, figli, però non posso giocare in multiplayer perché non trova gente. Ok, c'è una spia, la dobbiamo trovare, la dobbiamo ammazzare. Questo è quanto. Questo è il nostro, penso... nemico? Dovrebbe avere, cioè dovrebbe esserci un nemico per ogni trial che proviamo, ma... Si tocca le palle. Non sono manco sicuro di poterla far vedere sta roba. Vabbè. Posso dire che non mi ricordo. Ok, G, no, F, ok. F per i goggles. Per i goggles, che sono questi, insomma. Qua c'è i cadaveri. Ovviamente è tutta una simulazione, ragazzi, quindi c'è la... Erano falsi? C'è la volontà di metterci alla prova e di... No, io mi sto lontano da questi che veramente... Nel tutorial questi mi ammazzano di botte, ve lo dico. Così sapete perché ne sto alla larga. Fatto guaio. Serve un grimaldello che non ho, però lui ha in teoria... La batteria. La batteria ci serve perché ci batteriamo i nostri goggles, quindi possiamo vedere al buio. Ok, dobbiamo trovare la stazione di polizia. Dove... Ah, ma è quella la stazione di polizia. Oh shit. Ecco, questo era uno di quelli che... Ho perso? Ma c'è il pisello di fuori? Ha proprio il pisello di fuori, amici. Ha visto. Te pareva. Non si vede nulla. Ecco, adesso sarebbe stato comodo avere un altro giocatore, magari, che lo distrae. Io, ragazzi, sto giocando praticamente con la testa nel monitor. Come faccio ad arrivare lì? Come faccio a infiltrarmi nella stazione? Io la blocco sta porta e non se ne parla più.
Uff, sono entrato. Questa me la piglio. Questa è Medkit. Questo... No, lascia che mi serve, lascia. Questo cos'è? Grimaldellino? Quindi adesso potrei uscire effettivamente e andare ad aprire. Ma col cazzo. Salve. La stazione di polizia di Raccoons. Aia. Questa è una mina. Sì. Meglio tenersi a debita distanza. Allora, il gioco è non far rumore, cioè devi proprio stare in silenzio, perché questi robbi a terra, così come quelli che avete visto appesi al soffitto, ovviamente sono problematici. Quindi noi... Ma manco veramente se me la fossi scritta sta cosa. Manco veramente se me la fossi scritta sta roba. E io che cazzo ne so che c'è la trappola dietro, mi scusi. Ma io sento passi, ragazzi. Cioè, sarà che magari ho solo una cuffia. Ecco, questa cosa qua che è successa. Di me che scarico già una batteria. Non è che volge al nostro fa... State zitti, stati buoni. Se siamo al buio non ci vede. Poi posso nascondere da qualche parte? No? Ah, mi sa sta scarica la batteria. Madonna santa. E io come faccio adesso che non ci vedo più una ciolla? Vieni qua, fammi compagnia. Ringraziamo i signori di Outlaws Trials che mi hanno dato questa... l'opportunità di cagarmi ad... Ah! No, ma devo scappare. Questo mi ha visto. Ma quanti sono? Ciao, stronzo. Sì, no, è molto che. Quello è il nostro tizio nemico. Vedi, prima in una cinematic si toccava le palle. Ti tengo a dirti questa cosa. E il primo nemico aveva la ciolla di fuori. No. Giuro, lo ripeto, Ma non aveva mi la ciolla in interessa. primissimo Ma piano. non mi interessa. Vedi, adesso lui ha detto... vedi, no, non si è toccato la ciolla, ma si è toccato la cinghia. Noi adesso dobbiamo infiltrarci in questa prigione e uccidere la spia. Vedi, raggiungi la Proprio spia. preciolla. L'anteciolla, diciamo, Ecco, la ricarica, questa mi serve, infatti la uso pure perché ho tutto i goggles scarichi. Ma questo prima era chiuso, io mi ero salvato perché questo prima era chiuso, adesso è aperto. E mo come la mettiamo? Ma che vuoi? Se hai risposto, Google. mi ha risposto Google, non so. Non so cosa si sta lì. Allora, no, ma che cosa? Questo è un manichino, ma che sei scema? Ma io non lo so, ma questa è la fine che potremmo fare. Nella vita No, vera? non bene, diciamo. Beh, no, spero, non nella vita vera. È Questo è morto. messo bene però. Sì, no, Magari avevo è avuto morto paura. Ho bene. avuto paura. Questo sta a provare quanto perfora un proiettile. Ma secondo me da quella distanza li Vedi, passo perché, tutti e tre. Ma? Ma che problemi hanno con i genitori? perché in questo gioco? Ma ti ricordi anche Outlast 2 che Sì, aveva la sì. tizia che ti martellava Sì, nel... bruttissimo. Cosa? Cosa sta succedendo? Ah! Bello! E tu fai sta cosa con uno che ti insegue e vediamo se No! ridi. Non lo fai dopo. Ah, due bottigline. Beh, prendi, prendi, B, B. Una me la tiro. Ah, non ti cura manco così tanto in realtà. Proprio c'è. È fake. Questa è la spia. È la spia che dobbiamo uccidere. In pratica siamo messi in questa simulazione dove però la gente muore per davvero. E dobbiamo compiere questi obiettivi per avere la salva la vita. Tipo Insomma, un po' solo, Soul Edge Quest, solo in esatto. vista. Figo. No, non è figo, Tu no. era Cioè, sì, gallina come sana. figo, ma non. Cioè, per i motivi più sbagliati. Ah, posso shiftare co... No, fai rumore. Ma lui che cazzo sta a di... Secondo me lui lo sa che tu l'hai spostato. Oh, ma tu sei... Cioè, tu hai la testa scema, proprio, cioè. Qua è tutto chiuso. Porco Giuda Iscariota. Esagerato, Oh, dai. senti, io sto proprio una... È una granata? No, è l'antidoto. Ok, no, perché è l'antidoto per il veleno. Ecco, quella ha la ciolla di fuori. Underground, qua.
Certo, underground significa, no? Sotto. Underground. Ah, è una cosa che mi dimentico sempre. Le porte le posso aprire anche con calma, però io clicco e basta, e quindi lui le spalanca. Quindi devi tenere premuto. Sì, devo tenere premuto. Ah, ma qua c'era da Grimaldella. Aspetta un C'è un attimo, tizio allora. vivo, eh? Aia. Sì, perché Bravissimo. hanno le trappole, ste cazzate. Quindi devi anche stare attento, perché alcune volte se ci sono le trappole, tipo prima ho aperto una porta e stavo Ma che morendo. sta facendo? Sto ricaricando i goggles. Allora, lui, meglio tenersi alla distanza, perché questi sono impazziti in culo, quindi ti aggrediscono se ti avvicini. Che paiuca, ma sei scemo. Figo. Ma figo cosa? Si è buggato un pochettino. Lui se n'è già andato. Io Sì, ero eri già ancora lì. lì, sì. Qui da dove sei venuto? Lui è Allora, morto. porca... Direi... Potrebbe Guarda... essere morto. Secondo me, forse... Ricordi che c'era quel film Birdemic? Dove andavano vicino a ogni cadavere e dicevano: She's dead, he's dead. Ah, tieni premuto Ah, solleva. sì, vabbè. Ma come fai a fare sta cosa mentre ti osservano e ti inseguono? Sento un bip, sono le mine. E E che fa? Beh, esplodono. cos'è lì? Ma senso che sta? E si muove. No, questo è uno di quelli che ti attacca se li vedi, se ti sentono. Ed è senza testa? Oh Ma com'è possibile? shit. Ah no, ce l'ha la testa, no, ce l'ha la testa, a posto. Ma come ce l'ha? Un po' storta. Cadenza. Prendi Ah. fuoco. Dissocio da qualsiasi cosa, però. Ah, perché il generatore ha una benzinata da dare, no? È lui! Che Proprio lui. Che fa? Se ne va. culo che ha avuto. Mi chiamano, ma non poco, eh. Vedi, io sono appena passato su del vetro. Se io fossi andato un po' più veloce su quel vetro, adesso Vabbè, ma quella tizia con la sei... testa storta. Ma adesso sei abbassato, quindi... Ok, riempire e riempito. Proprio il pieno hai fatto. Ripara i circuiti. Ma tu che Pure! cazzo stai a dire? Ma io come li Ma qua riparo? di lato, qui! Dall'altro lato! Interagisci. Ma se quello mi trova io sono morto, amici. Ma Vai via dall'altro sono lato. fortissimo. È la prima volta che lo facevo, eh. Cioè, E sono l'ho già. capito, ma marci per logica. Hai Ops. sbagliato. Veloce. Ma bis. Ah, mi sta a cucinare la manina. Corri. Ok, la mira. Ops. Vai, chiama tizia. Ma con quale calma poi chiude? Mamma, muoviti. Oh. Vai di là. Aspetta, vai da questa parte. Sì. Madonna, se esplodeva quella mina io ero Sì, morto. Cioè, no, ma non ero adesso. morto nel gioco. Ma nella Ero vita morto reale. nella vita vera. Cioè, non mi riprendevate più. Tira. Ah, ma fanculo. Pure. Fallo giusto? Eh sì, sei scemo però, sei scemo però. Non hai capito, ma ha sentito il pezzo È di normale stronzo. che t'ha sentito. Ma non vedo più una minchia io adesso perché ho tutto scarico. Ok, se può. Suona? Che hai fatto? Niente da dato. Oh, sì, bravo però. Che sta succedendo? Ma ha sentito. Tira, 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 vai, vai. Dai, bravissimo, corri. Fuggi. Io sono entrato da qua o da qua? No, da lì, dall'altezza a metà. Oh shit, no. Sei proprio, sei un capace. Vabbè, magari è quello che è, ma mica è stupido. C'è da dire anche che io sono impanicato. Perché tu, secondo te, dov'è? Ah, vero, hai ragione! Uno schiaffo ti do. Perché Mi dissocio dalla violenza nella mia testa domestica. questa cosa era chiusa. Quindi non poteva essere aperta, È la tua capito? testa, non va bene, No, ma capito? infatti, cioè, sono d'accordo. Sto impazzendo insieme a loro. Io sono uno di quelli che sta così rannicchiati. Io sono lui, Ecco, nella vita non vera. ti ci avvicinare. Allora, io qua.
Cosa quella cosa sul muro? Quale cosa sul muro? No. Ah, la cosa medica. Aia. Doppio, ragazzi. Ho pilloline? In pillolo? Quindi... Consumarle aumenta la rigenerazione di 1. Ma il problema sai qual è? Che io so per certo che adesso, anche se il tizio è di sotto, io mi troverò il poliziotto respawna. Il poliziotto reggipalle. Snitch. Sì, c'è scritto snitch, nel senso che è una spia, è una spia. No? Allora, già che siamo arrivati fino a qui, ragazzi, da soli, considerando che questo è un gioco multiplayer. Da soli, ma se ti sto dicendo che cosa fare, nel senso... e non ho mai visto sto gioco. Aspetta, qua c'è un problema. Nel senso che comunque da soli, essendo un gioco multiplayer... Non sai neanche più parlare. Uno sta roba la dovrebbe fare insieme ad altri giocatori, no? Ma di calmi, non è un gioco! C'è una cosa del lavoro. Aspetta, qua mi sa che c'è da... Le pills. Oh. No, non mi dica che questo inizia a muoversi e tornare indietro, perché... No, è un po' da pezzi di merda. Sì, un po' sì. No, dice guarda la TV per gli indizi. Il tipo è rimasto lì. Sì, è rimasto chi? Qui. Chi? C'è scritto chi? Chi? Dove? No, non è ah, ma se dovevo guardare... Grazie. Grazie mille. Ti ha tradotto cuore. Chi inside body? Ah, cuore. Mi sta dicendo che le key sono inside the body. Questo è un po' Outlast come cosa, effettivamente. Sì. Lei non ha visto niente. Stia tranquillo. Mi dispiace per il signor spia, ma... Magari lui nella sua vita non ha fatto nulla. Però io sono abbastanza convinto. Ma non lo so. Sono abbastanza convinto che in realtà. Secondo me è come so. No, ne dobbiamo trovare più di una di chiave. Ah. Ma così? Calmati. Non basta. No. Ma scusi, che mi imbidono. Non c'è più pericolo a e quanto certo, pare. Certo, è rimasto lì quello con la spia. Immagina il tipo POV. Ha visto qualcuno fuggire, sì. Ma che è? Immagina il POV dell'assassino, cioè vede un tizio e inizia a correre tipo usa in Bolt che sparisce. Ma dove cazzo sei? Ma rimane tipo così, tipo già un'altra volta. Ma io volevo chiedere l'ora. No, spia, signora spia. Cazzo vai spia. Dove cazzo vai spia. Porco Giuda, che paiuga. Spia, stia zitto. Sì, soffri in silenzio, stia e ci zitto. Fai sentire. Qualche cosa c'ha? Aspetta che vedo un attimino. Questo mi serve, vedi? Che shit. Schifo. Shit. Non andare mai dove non sai la strada. Vai, vabbè. Nasconditi. Devi non tornare. Mi vedrà mai. No. Devi tornare sempre indietro. Dai, lei è una signorina. Ah, sta lì, guarda. Si sta maledicendo che non la trovo. Ma io l'ho visto, era qua, mannaggia. Se ne va. Ovviamente, ragazzi, tutta questa ironia è possibile solo grazie al fatto di non essere da solo. Perché sennò mi sarei cagata addosso. Ovviamente. Fatti a prendere la spia, che quello già è tornato al suo posto. La spia, secondo me, adesso la troviamo a casa che sta bevendo il caffè. Perché qua c'è una roba da. Oh no. È la chiave, sicuro. Sta arrivando, vero? Sicuramente. E esce, eh? Vabbè, l'IA diciamo che c'è. Che ho fatto? Schifo, ma perché suona? Schifez. Ah, occhio. Abbiamo una chiave, occhio. È la chiave di della porta di là. Oh no. Allora, questo qua, se ci pia... Ci gasa. Perché il veleno ci ammazza progressivamente. E nel contempo. Nel compenso? Cioè, il problema è che vediamo. Ci abbiamo le hallucinations. Pure. Sì. Brutto. Quindi. Possiamo anche morire di hallucinazioni. Lì non c'è il grimaldello. Beh, altra cosa. Che noi non prenderemo per io adesso. Lo prenderei al posto del grimaldello. No, per adesso la teniamo, anche vabbè, perché... Vabbè, fatti riprendere! Madonna, spia, però, che cazzo, cioè... Tu non hai idea di quello che io sto facendo per ucciderti, cioè... Chiave fiori vuole, e io la chiave occhio. Vedi. Questa è chiusa col cazzo che ti sfondo. Anche perché appena ti sfondo arriva tutto, arriva quello col gas, quello quella con le lezzine di fuori, tutto arriva. Nasconditi! Ha sentito, vero?
qua c'è chiave fuoco. E quello cos'era? Picche. Quella era fiori. No, fregatura. Però siete dei pezzi di merda. Osserva le TV per trovare l'indizio sul cadavere giusto. Ah, quindi non tutto serve. Adrenalina. Secondo me è stato uno spreco. Io me la so tirata, tanto non torno qui a prendermelo. E invece... Ha visto. Madre forte! Ti potevi nascondere sotto la spalla. Avrebbe visto. No, no. Agoyona. Sei chiuso, sei un cretino. Agoyone, so io. Via. Corri! Madonna. Sì. Sì, decisamente. Salve. Buongiorno. E quello? Che cazzo è quello? Mi scusi, signorina, è passato un tizio. Non so più. No, che puoi. Uff. Però dai, non ci ha fatto niente, ci ha preso, ci ha scosso un pochettino e ci ha buttato. Addio, non piacere. Che fa, dove vai? Ah, c'è una porta qui. Ma qui l'avevo vista. Ma sai che anche graficamente... No, no, beh, è figo, no, è tutto figo, è tutto molto figo. Corona. Ma io c'è proprio... Un limone? Alla limone. E invece... Ma qui c'è un amico. Biglietto. Che però ha solo questo. Ma stai zitto. Ma povero. È ormai è morto. Almeno fammela usare a me, no? Fiori. Dai. Uff. Dai. Esagerazione. Ah, ti leva la trappola. E ti dà la batteria. Vabbè. Buona. Ma questa, signori, è il top del top. Oh, la bomba. Uff. Nascondita. Boh. No, dai, vaffanculo. Ma vaffanculo, ma non è vero. No, raga, sono morto così. Brutto. Aia, aia, oh. Ah. Dimmi. Ah, hai tentativi. Ah, perché ho preso le pillole. Ho 3 tentativi rimasti. Ah, buono. Ecco cos'erano le pillole. Ah, vaffanculo. Ah, vedi, le chiavi sono lì. L'inventario è tutto qui. Mi sa che siamo morti, vero? Beh. Siamo in preda alla psicosi. Trova un antidoto. Poi resisti allo Skinnerman. Ecco, l'antidoto è questo. E questo è lo Skinnerman. E va via. Perché non abbiamo preso l'antidoto. Vabbè. Vabbè, meno stress sto gioco, cioè. Oh, guarda caso, anche la chiave occhio. Ma io che cazzo sto a fare? Cioè, sto facendo il giro del distretto di polizia con questo tizio? Chiave luna. Ah, provata. Che culo. Ma gli ha ficcato il coso nel culo? Guarda! Ah. Ah, devo tenerlo premuto per un tot? No, vabbè. Ma non mi dica che arriva gente. Sicuramente. Che cazzo è successo? Chi ti ha atterrato? Ma? Raga, che cazzo è successo? Ma dai, è il finale. Ah, ecco. Ecco chi è stato. Vabbè, però è uno stress. Cioè, io sto perdendo i capelli. Di più di quel... non del normale. Ah, vedi, se siete più persone potete fare di più. E quindi fa prima magari. Certo, però io sono solo. Ma te ne vai per cortesia a fare in culo, grazie.
Ma se esce? No, ma siamo pazzi. Ecco, vedi, era lui. Ma vedi, questa è una minchiata. Si è letteralmente teleportato lui. No, ma che sei scemo. Mi gioco il tutto per tutto, via. Abbiamo finito? No, vabbè. Madonna, ragazzi. Grandissimi. Allora, questo era Outlast Trials. Bello, in pratica un Outlast multiplayer. Non male. Devo dire, l'avrei preferito giocare con altri giocatori. Quindi sicuramente in multiplayer c'ha quel non so più, cioè quel non so che in più, non so manco più parlare. Uno stress continuo, ma sono sicuro che è perché, insomma, ero da solo. Nulla, io ringrazio i signori di Red Barrels, grazie mille ai developer che ci hanno dato la key per provarlo insieme, per giocarlo insieme, per cagarci insieme. Da noi per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.